Salve a tutti. Cari concittadini, al termine di questa settimana un po' travagliata, mi sembra opportuno e giusto fare un po' il punto della situazione con l'emergenza Covid-19 qui a Gifoni Secasano. Innanzitutto volevo comunicare all'intera cittadinanza che un dipendente comunale purtroppo è stato riscontrato positivo al test molecolare. Da subito mi sono attivato, è stata fatta la sanificazione a tutti i locali comunali, è stata fatta ordinanza di chiusura per 2 giorni, sono stati sottoposti tra dipendenti comunali, amministratori e persone che avevano avuto contatti stretti con il dipendente, sono stati sottoposti a tampone. Lunedì pomeriggio ha avuto l'esito in 24 ore di tutti i tamponi e di tutti i tamponi negativi, logicamente si è potuto riaprire il comune in assoluta sicurezza. A tal proposito vi comunico che a seguito del DPCM ultimo l'emergenza sanitaria è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021, quindi di conseguenza il comune di Gifoni Secasano è aperto con l'accesso al pubblico tramite appuntamento per non far fare assembramento e che i dipendenti comunali, almeno uno per ogni ufficio, per ogni settore è presente quotidianamente in ufficio e gli altri lavorano sempre in base al DPCM da remoto. Altra cosa a cui tengo a precisare, perché il mio è un discorso accorato, perché tengo a cuore i cittadini di Gifoni Secasano, quindi volevo chiarire un attimo questa situazione. Come ben vedete, i casi qui a Gifoni Secasano purtroppo aumentano giorno dopo giorno. Dall'altra parte volevo comunicarvi che una verifica fatta da me personalmente, confrontandomi con esperti in materia, ben il 75% dei casi qui a Gifoni Secasano sono casi cosiddetti, tra virgolette, da importazione. Importazione, uso questo termine per far capire che purtroppo sono casi di nostri concittadini che, recandosi quotidianamente al lavoro, purtroppo hanno contratto questo virus. E questo virus, logicamente, importandolo qui a Gifoni Secasano, ha contagiato intere famiglie. Questo è per farvi capire che qui a Gifoni Secasano non abbiamo un focolaio. Siamo più o meno a norma come gli altri casi che si verificano nella regione Campania e in tutta Italia. Tant'è vero che facendo un semplice confronto, facendo una semplice proporzione tra gli abitanti di Gifoni Secasano e i casi positivi e tra gli abitanti della regione Campania e i casi positivi, facendo una semplice proporzione troviamo che tra gli abitanti e i casi ad oggi accertati alla regione Campania, la regione Campania si attesta su una percentuale dell'1,2, facendo la stessa proporzione, lo stesso conteggio con i 5.100 abitanti di Gifoni Secasano rapportati ai 41 casi positivi che abbiamo oggi qui a Gifoni Secasano, ci attestiamo a una percentuale dello 0,80, ben al di sotto di quella che è la media regionale dell'1,02. Con questo non voglio dire che Gifoni Secasano è fuori dall'epidemia, è fuori dall'emergenza. Invito tutti a rispettare le norme, 3 semplici norme, mascherina, distanza minima di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e tutti uniti, tutti insieme, sicuramente per il bene di Gifoni Secasano, per il bene dell'Italia, per il bene del mondo, usciremo da questa emergenza. Grazie.